mi scuso per questa digressione, però entriamo in quello che è il mio intervento, e riguarda essenzialmente l'urbanizzazione e l'uso del territorio dall'Oglio all'Adda nel XX secolo. È un territorio che conoscete, diciamo che siamo all'interno di questo territorio, cioè siamo al di là dell'Oglio, è un territorio con termine rispetto a Paternello, ma che direi che è molto simile, basta solo andare a tirare il fiume e le relazioni territoriali e le infrastrutturazioni sono molto evidenti. Il mio intervento riguarderà in alcuni commenti che riguardano appunto la pianura bergamasca, dopo con una breve interruzione di un secondo per un filmato di alcuni minuti che riguarda essenzialmente l'autostrada A4, il consumo del territorio e dell'urbanizzazione lungo l'autostrada A4, e poi alcune slide, pochi brevissime, diciamo, di riflessioni e considerazioni finali. Allora, innanzitutto un inquadramento di quello che è l'inquadramento della dinamica infrastrutturale, delle prospettive infrastrutturali che riguardano l'Italia e la Lombardia ancora di più. Noterete che quella linea rossa-arancio è il corridoio 5, la famosa TAV, quella di cui abbiamo sentito parlare tante volte, che ha sollevato le popolazioni della Val d'Aosta. E passa a Milano, passa in questo territorio, in questa zona, lungo la ferrovia, verrà utilizzata, il sistema ferroviario esistente. È vicino e si incrocia con l'altro.